Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal giardino del convento dei frati minori cappuccini di San Giovanni Rotondo, per leggervi una lettera del 1918, agosto 1918. Padre Pio scrive ad una sua figlia spirituale, Margherita Tresca, e il volume numero 3, che raccoglie le lettere alle sue figlie spirituali. E scrive Padre Pio che è una bontà del Signore quella prova che va attraversando l'anima tua, e quindi niente abbandono, niente giustizia, niente indegnità da parte tua, meritoria di rigetto e di condanna. Tutto quello che avviene in te, scrive Padre Pio a Margherita Tresca, è effetto di amore, è prova, è vocazione a corredimere i fratelli, quindi è fonte di gloria. Posto ciò come certo e indubitato, cadono le ansie, le amarezze, le trepidazioni che il nemico suscita per la sua malvagia volontà di tormentare e che il sommo bene permette sempre allo scopo che abbiamo già accennato. E allora, cara Margherita, non è assolutamente vero di avere e di mal corrispondere alla grazia e di averti procurato e di procurarti con l'infedeltà il distacco da Dio ed il di lui rigetto, la ripulsa del suo amplesso. E il Signore è con te, figliola mia, non come giudice, ma quale padre amoroso, quale sposo diletto. Egli, l'amore paziente, penante, smanioso, accasciato, pesto, strizzato nel cuore, nelle viscere, tra le ombre della notte e più della desolazione nell'orto del Getsemani, è con te, associato al tuo dolore e associandosi al suo, ecco tutto, ecco la verità e la sola verità.